progetto ideato e realizzato dall'Ufficio Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma, realizzato in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura, è iniziato qui proprio il 22 dicembre scorso, per raggiungere poi numerosi luoghi nella città. Agli illustri ospiti presenti qui stasera, ai registi, alla signora Lina Wertmüller, a Giuliano Montaldo, alla produttrice Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, e all'attore Giorgio Pasotti. Un saluto e un grazie speciale a Franco Zeffirelli che, non potendo essere presente, ci ha regalato una bellissima intervista esclusiva, un contributo video che vedremo realizzato da Antonia Pillosio di Rai 150. L'incontro sarà moderato da Vittorio Alberti, docente di filosofia politica alla Pontificia Università Lateranense. Siamo coscienti che questo nostro dialogo si svolge in un'epoca di crisi economica e culturale, crisi anche del linguaggio, e quindi pensiamo di manifestare con questo nostro incontro una sensibilità sociale. Penso che effettivamente, se c'è una speranza, questa è certamente legata alla bellezza. Ora bisogna vedere che cosa si intende per bellezza. Secondo lei, come dire, la bellezza, anche quella cinematografica, può aiutarci a determinare una speranza? La bellezza può aiutare sempre. Sì, è una delle cose che può aiutare. Facciamo l'esempio peggiore. Nel momento in cui uno sta per morire, fatti conto, di cancro, fatti conto, in quel momento, se vede una cosa bella, la faccia di un'infermiera oppure un dipinto sul muro, cioè, muore meglio, ecco questo. Ma di questi tempi parlare di bellezza, in un momento così dove siamo tutti, nessuno rimbocca le maniche, tutti si lamentano, tutta la crisi, ci nascondiamo, la viviamo, la soffriamo. Parlare di bellezza legata al cinema è un pochettino bizzarro, perché io i film più belli che ho fatto sono quelli che non ho mai fatto, quelli che ho sognato, quelli che ho visto, che a occhi aperti prima e poi a notte li ho sognati come avrei voluto farli. Quindi la bellezza è un momento che non la vedo, la sogno. Io voglio dire che noi, la Lux produce, ha cominciato adesso a produrre film per il cinema, però è diciamo specializzata da tanti anni nel produrre film per la televisione, cercando di portare qualche volta, perché non sempre ci si riesce, un po' di bellezza anche in televisione. Vorrei chiedere a Giorgio Pasotti, come può un attore giovane nel panorama culturale e sociale attuale rappresentare lo stato di sofferenza anche giovanile? Io ho avuto il piacere, oltre che l'onore, di fare l'ultimo film di Mario Monicelli, il quale mi diceva, riferendosi ai giovani attori italiani, diceva: ma voi vi prendete sempre un po' troppo sul serio, voi non ridete mai, non ridete più,